video. E un salutone anche da Nat, da voi tutti, e soprattutto a coloro che ci dicono: ma non urlate, vi prego. Ma scusate, se la nostra natura è così, a parte il fatto che non mi sembra che urliamo, c'è chi fa peggio su YouTube. E poi abbassate il volume, no? Cari lovers di Nat e Giusy, benvenutissimi in un nuovissimo videissimo da quei due astutoni di Nat e Giusy, sempre con voi. Di cosa parleremo oggi? Uomini e donne over. Eh sì, ieri è stata registrata una nuovissima puntata del Tronover. Puntata che vi ricordo noi vedremo nei prossimi giorni, ma oggi vi daremo qualche anticipazione perché sono successe delle cose molto interessanti. Ma bando alle ciance, ciancio alle bande, prego Giusy. Ma prima di rivelarvi gli spoiler, vogliamo salutare i nuovi iscritti: Mamma Louise, Leda Feola e Angiolino Farace. Questi sono alcuni dei nuovi iscritti, quelli dei quali siamo riusciti a risalire il nome e il cognome, si presume. Vi ringrazio di far parte della comunità dei lovers di Nat e Giusy. Mi raccomando, continuate a seguirci e soprattutto condividete come se non ci fosse un domani. Ma non perdiamo altro tempo, entriamo subito nel vivo di questo video. Tronover, secondo voi, come è iniziato il Tronover? Come di consueto si parte con la storica dama piemontese! No. Nostalgia, porcheria, canaglia, questa gemma che non se ne va via, se ne resta sempre a uomini e donne, sai che c'è, non ne possiamo più! È vero ragazzi miei, non ne possiamo più! Mamma mia, questa Gemma Galgani è prezzemolo di ogni minestra, è come un mal di testa che non se ne va via, è come un mal di denti che non se ne va via, non ne possiamo proprio più! Non ne posso proprio più! Comunque questa volta, stranamente però, Gemma Galgani non si è vista né si è sentita con Rocco Fredella, quindi non vi sono nuovi filmati da vedere che riguardano le loro vicende rocambolesche. Oh, che bello! Non ci sono state stelle tra Gemma e Rocco, quindi ce la sbrighiamo subito, no? Quindi non succederà niente con Gemma. Ma voi ci credete? È inutile dire che però, quando la torinese si è seduta al centro studio, ha iniziato a battibeccare con Tina Cipollari. Beh, si devono guadagnare lo stipendio, no? Cioè, l'avevamo già affrontato le volte scorse questo discorso. Comunque, alla dama del trono senior non è andato giù il fatto che Rocco l'abbia preso in giro. Secondo voi cosa intende per l'abbia preso in giro? Ve lo spiega la Giusy. Tira nuovamente in ballo la questione del castello, ma non tanto del castello, e di come lui non si sia assunto l'onere di pagare le spese. Mamma mia, Gemma, sei pesante! E il fatto che lui abbia organizzato il castello con un fine poco nobile, ovvero quello di farla concedere, passa in secondo piano. Per Gemma è molto più importante il fatto che non ha pagato le spese. E insomma, non si fa così. Magari se avesse pagato le spese, lei si sarebbe concessa. Ma è meglio che non le hai pagate tu le spese, insomma, non lo so io, Ma la cosa più triste è che poi si è venuto a scoprire che tali spese sono state coperte dall'agenzia di Rocco con l'unico scopo di farsi pubblicità. La Galgani si è indignata soprattutto perché lui aveva detto che i costi dell'antica dimora gli avrebbe pagati di tasca sua, capito sì o no? Capito mi hai? Quindi è solo una questione di chi ha pagato cosa. L'amore, i sentimenti, la concessione, no, non c'entra nulla. L'importante sono i soldini, ragazzi miei. E in tutto questo discorso pensavate che la Tinona se ne stesse zitta? E no, cari utenti, perché la bionda opinionista, udite queste parole, ha iniziato a prendere le parti del cavaliere brizzolato, sostenendo che la sua acerrima nemica non sia interessata a lui, ma alle telecamere. Ragazzi, ma solo noi ci stiamo un po' rompendo gli zebedei di questa storia o anche voi? Perché se prima perlomeno c'era un input nuovo ogni puntata, sì, sempre Gemma con le sue mille peripezie, ma almeno cambiava. Qui no, hanno rimarcato cose già viste, già sentite, già trite, già ritrite. Ed è per questo motivo che alla fine si è concluso tutto con un nulla di fatto e si cambia storia. Ma sì, si parla di David. Nel frattempo il cavaliere continuava durante le registrazioni di Uomini e Donne Over a guardare in maniera insistente Cristina e appunto proprio per questo Maria De Filippi fa sedere al centro studio proprio lei. La dama afferma che sta conoscendo un nuovo cavaliere di nome Daniele. Appresa questa novità, David prende la parola per dire che si è innamorato di Cristina. Ah, cipollina. Ma sì, siamo sicuri? Oppure quella seggiolina iniziava a essere bollente visto che ti stavi per picchiare con Gianni Sperti? Prima si picchiano, poi si amano con persone differenti, fortunatamente. Comunque, di fronte a una scena con cotanta sentimentalità non posso altro che cantarvi fiori, fiorendo l'amore bello vicino a te. Quindi dichiarazione d'amore in puro stile 2.0, cosa bella, no? Quindi secondo voi come avrà preso Cristina questa cosa? Con gioia direte voi. E non
perché la donna a queste affermazioni dimostra mille perplessità. Mamma mia, e se non vuole uscire con te sei perplessa. E se si dichiara innamorato di te sei perplessa. E se vuole amarti sei perplessa. Se non ti ama sei perplessa. La Cristina, sperplessitati. Ed è proprio, cari amici, che in questo momento interviene Gianni Esperti, il quale sprona Scarantino ad andare via dal programma insieme a lei, se ne è davvero, come dice, innamorato. La cosa è molto semplice, no? Oh, sei innamorato? Prendi la tua dama, digli di uscire dal programma e andatevene. Il giovane cavaliere non se l'è fatto ripetere due volte. Si è alzato, si è recato vicino a Cristina e l'ha baciato. Ah, che bello l'ha baciato, Cristino. E finalmente, ogni tanto, come potete vedere, raramente, ma ogni tanto vediamo anche qualcosa di romantico in quel di Uomini e Donne. Eh sì, per il classico pomeriggio d'amore, finalmente una coppia che esce dalla trasmissione felice e contenta. E dopo tutto questo amore, tutta questa dolcezza, probabilmente Maria De Filippi aveva paura che si cariassero i denti a tutte le persone in studio, quindi ha pensato bene di correre ai ripari, invitando chi a centro studio? Ma Riccardo Guarnieri! E galla! Il cavaliere, udite udite, è uscito con una nuova ragazza! Mamma mia, questo, ma secondo me fa come i cecchini americani, ogni ragazza si fa un segnetto sul fucile. Ah, Riccardo, cosa vuoi fare, el conquistadores de Uomini e Dones? In studio si stava parlando della loro conoscenza, quando a un certo punto ha preso la parola Ida Platano e ha lasciato tutti basiti. La dama bresciana, rivolgendosi a Maria De Filippi, ha detto queste esatte parole: sono ancora innamorata di Riccardo, ma me ne vado da qui, non mi va di vederlo mentre conosce un'altra donna. No, hai sbagliato, mo. Hai sbagliato, devi fare la voce di Ida Platano. Sono ancora innamorata di Riccardo, perché parla così? Me ne vado via da qui, non mi va di vederlo mentre conosce un'altra donna. Mamma mia, ragazzi, ma è lagnosa sta donna o è una mia idea? Sono ancora innamorata di Riccardo, si parla sempre così, no? Non si capisce mai, è un problema ai denti, cos'è sta cosa? Me ne vado via da qui, mamma mia, scandisci, scandisci, Ida, impara da Nate Giusi. Sono ancora innamorata di Riccardo! E spara, e spacca i timpani un po' a tutti, mamma mia. Comunque la signora Costanzo, però, con fare materno, le ha consigliato di non andare via. Allora, ragazzi, ci rendiamo conto che se Maria De Filippi obbliga, tra virgolette, Ida a restare in trasmissione, qualcosa veramente sta cambiando. Nel senso che c'è Gemma che non fa più ascolti. Se va via Ida Platano è grave, perché sono queste le storie che adesso stanno tenendo un pochettino sulle spine il telespettatore, per vedere se Ida e Riccardo tornano insieme. Proprio come è successo con Gemma e Giorgio, se vi ricordate, era quella la storia predominante. Ma ci rendiamo conto, ragazzi, che lei debba stare lì perché glielo chiede Maria De Filippi e non perché se lo sente? E per un attimo Uomini e Donne si è trasformato in C'è posta per te. Voi siete abituati a vedere la C'è posta per te Maria De Filippi che, con fare materno, con la sua grande sagacia, perché è una persona molto intelligente, bisogna ammetterlo, ha cercato di farla ragionare dicendo: ma cercate di trovare un punto d'incontro, Ida, non andartene via. E Ida gli ha risposto cantando: voglio andar via da questo studio, io voglio andar via. Il Tarantino però ribadisce di non essere innamorato di lei. Inoltre riferisce di provare un enorme fastidio quando lei lo attacca in quella maniera. Chi di voi ha guardato Temptation Island? Io mi ricordo benissimo Alfa Lo che lui disse di essere innamorato di lei e che voleva avere un figlio. Allora, dove sono andate a finire quelle parole? Ma cos'era, un copione tutto studiato alla lettera? Ma come mai che i sentimenti al giorno d'oggi vanno così? Adesso oggi sì, ti amo, domani no. Oggi sì, domani no. Oggi sì, domani no. Ragazzi, qui non ci convince, siamo sicuri, almeno perlomeno io, che loro due usciranno insieme. Anch'io ne sono convinto, perché come dice la buona Giusy, me li ricordo Temptation Island, Riccardo gli ha proprio detto: io ti amo, voglio uscire, stare con tuo figlio, amo te e tuo figlio e voglio fare una famiglia e magari un secondo figlio. Tant'è vero che Ida, tutta innamorata e giuliva, l'ha ripreso e hanno iniziato questa storia che è durata quanto un gatto in tangenziale. Sì, per me stanno tirando il brodo alla lunga, ma vedrete, vedrete, vedrete che loro due usciranno insieme. E ragazzi, qui cova ci gatta sotto questa storia. Ma nonostante Riccardo ha dichiarato a caratteri cubitali di non essere innamorato di lei, ora una donna con un minimo di carattere direbbe: va bene, non mi ami, sai cosa ti dico, non mi meriti. Invece lei? La Platano cerca
cerca in qualche modo di convincerlo a cambiare idea. Vorrebbe che lui ritornasse tra le sue braccia. Cioè, ragazzi, questo vuol dire elemosinare amore ed è una cosa bruttissima. È una cosa bruttissima, ragazzi. Guarnieri però non sembra essere dello stesso parere della sua ex fidanzata. Al termine di tutto, pare però che i due abbiano seppellito l'ascia di guerra. Ridevano e scherzavano come vecchi tempi. Vedete, vedete che qui cova ci gatta? Ma sì, per me lui sbaglia perché la continua a illudere e balla con lei. E se lei esce, li va dietro, le va dietro, ma non esiste. Sì, perché ragazzi, questa coppia è molto particolare e anche controversa. Non si capisce, pare che si odiano, si amano allo stesso tempo. Perché lui dice che non gli interessa lei. Poi lei quando esce, lui gli va dietro. Poi però quando lui gli va dietro, lei lo aggredisce. E lui si spaventa e fa marcia indietro. Cioè non ne vengono una, ragazzi, non ne vengono una. Infatti, dopo un po' lei si è recata dietro le quinte, stava male per il secco no ricevuto da Riccardo, chiaramente. E Riccardo la raggiunge nel backstage per consolarla. Solo più tardi rientra in studio da solo. E che fine ha fatto Idina? Si cambia storia, signori e signori, e si dà la parola a Barbara De Santi. Mamma mia, te la raccomando questa. La dama mantovana accusa Roberto di non provare i suoi stessi sentimenti. Guardate, non so perché, ma me lo immaginavo. Perché Barbara De Santi, se ci fate caso, ogni volta che intraprende una relazione, alla fine trova sempre problematiche mai inventate da lei. Io mi ricordo benissimo in una puntata nella quale Maria ha chiesto alla nuova frequentazione di Barbara: allora come va? E lui ha risposto: per il momento va bene. Non l'avesse mai detto la Barbara. Per il momento? Cosa vuol dire per il momento? No, deve andare bene sempre. Cioè, voglio dire, è ovvio, ha detto la verità. Per il momento va bene. Cosa ne sappiamo cosa succederà tra due giorni o una settimana? No, non gli è andata bene questa cosa. E mi ricordo benissimo quella puntata. Avevano iniziato tutti d'amore d'accordo, lui innamorato preso, lei innamorata presa. A un certo punto hanno iniziato a litigare. Ma per chi? Per colpa di Barbara. Al termine della discussione il cavaliere abbandona la trasmissione e le resta con un pugno di mosche in mano. Barbara, ma forse era proprio questo il tuo intento? Così te ne stai ancora lì un po' uomini e donne, così puoi conoscere altri personaggi e allungare il brodo e arrivare fino a maggio in totale tranquillità. Perché ragazzi, la vedrete anche voi, la modalità nella quale lui ha dovuto andarsene da uomini e donne è stata catastrofica. Perché era preso! E anche lei era presa! Però chissà perché se ne è dovuto andare via e lei è rimasta da sola con un due di picche in mano. Per il momento, ma solo per il momento, le nostre anticipazioni che riguardano il mondo mariano terminano qui. Però non vi lasciamo mica soli, Eh sì, se non avete abbastanza di Nate Giusi, vi ricordo che domani sabato, come tutti i sabati, ci troverete nel canale Gossip News, pillole di gossip. Mi raccomando, una cosa importante. Quando noi la settimana scorsa abbiamo detto che ci troverete nel canale pillole di gossip, un astutone ha pensato bene di aprire immediatamente un canale nuovo su YouTube, chiamandolo proprio pillole di gossip, probabilmente cercando un attimino di carpirci utenti. Primo, non si fa così. Secondo, mi raccomando, il canale si chiama Gossip News, pillole di gossip. Lo riconoscete dal logo che vi metto qua dietro? Spostiamoci, lo facciamo vedere. Questo è pillole di gossip originali. Noi siamo come la settimana enigmistica, diffidate dalle imitazioni. Ebbene, come di consueto vi riveleremo le 10 top del gossip. Quindi mi raccomando, sintonizzati domani su Gossip News pillole di gossip per il video del sabato di Nate Giusi. Per il momento il video è terminato qui, mi raccomando, mettete un bel mi piace sotto questo video e a questo punto, se siete arrivati fin qui, dovete per forza metterlo. Registratevi al canale se non vi siete ancora registrati, cliccate la campanella per ricevere tutti gli aggiornamenti, ma soprattutto, come diciamo sempre da tempi immemori, condividete, condividete, condividete. Shoo. Ciao a tutti.